a dare i numeri, a dare una valutazione a quello che è stato l'operato della regione, del governo e degli enti locali. Perché questi trasporti non abbiamo abbastanza mezzi, non hanno aumentato le corse. Sulle aule il Ministero dell'Istruzione ha fatto dei lavori di rifacimento edilizio solo per un terzo degli istituti e non sono stati recuperati gli edifici abbandonati. Le assunzioni sono ancora nel caos, dobbiamo necessariamente abbattere il patriarcato pure, ma soprattutto il precariato. Abbiamo bisogno di più fondi, perché non è possibile che ancora oggi il diritto allo studio non è garantito con una legge regionale strutturale che vada a incidere sul caro libri, sul caro trasporti, su tutte le questioni che intaccano le tasche delle famiglie. L'unica nota positiva è la dispersione scolastica, positiva nel senso che è ottima, nel senso che durante il lockdown è aumentata a dismisura, un sacco di studenti, si stima circa un decimo, hanno smesso di seguire le lezioni, quindi è una questione fondamentale per il rilancio della scuola. La pagella su retta scuola, la Regione Lombardia, il governo è chiaramente insufficiente.